Sì, lo so, è passato tantissimo tempo. Ragazzi, mi è caduto l'ukulele. Tantissimo tempo che non prendevo questo strumento. Sì, lo so, ragazzi, non è bondage, non è nulla di erotico e insomma sexy, almeno non per la stragrande maggioranza delle persone, perché questa è la bacchetta di Harry Potter dei Doni della Morte. Ragazzi, sono bravissimo a fare gli incantesimi. Scherzi a parte, da buon nerd quale sono, ho questo strumento bellissimo. Ma era tantissimi mesi fa. Tantissimi mesi fa, all'inizio del progetto Trading On, all'inizio di questa esperienza fantastica sul canale YouTube, che avevo fatto anche un video incappucciato mentre prevedevo il futuro dell'andamento dei mercati utilizzando la mia bacchetta con i magici poteri della bacchetta dei doni della morte, la bacchetta di Sambuco. Bene, oggi ritorniamo a parlare di questo argomento perché molti di voi mi hanno chiesto che cosa ne penso del fatto che manchi, per esempio, una quinta gamba di Elliot. Ecco, parlandola così, adesso dici che è la quinta gamba di Elliot, sembra un po' cruciverba. In sostanza, ragazzi, per semplificarla, mancherebbe una gamba ribassista al trend di Bitcoin per concludersi e concludere il trend di ribasso orso che sta, diciamo, tenendo stretti i mercati da un annetto circa, perché quando faccio le mie analisi non considero spesso le analisi di natura predittiva e della possibilità o meno che Bitcoin possa addirittura scendere sotto i minimi di dicembre. Ragazzi, questo è un video composto, ne parleremo in due video. Questo è il primo, quello teorico, quello che vi spiega la mia idea, e poi ne faremo uno anche da un punto di vista grafico per andare a prepararci nell'eventualità che possa succedere anche questa cosa, questo ribasso magari di Bitcoin. Prima di iniziare con questo video estremamente importante, io vi invito a iscrivervi al canale, ve lo dico tipo magia, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettetemi un like, condividete i video dove lo ritenete interessante, ma scrivetemi nei commenti le vostre analisi, perché questo è anche un video per confrontarci su questa tipologia di analisi e su questa tipologia di idea che il mercato l'orso, quindi il mercato ribassista, non sia ancora terminato. Tutti nei commenti. Perché non parlo mai nelle mie analisi del fatto che manca una gamba, secondo la teoria di Elliot, la quinta, e dovrebbe essere una gamba estremamente importante anche al ribasso che vada a concludere questo movimento di orso di lungo periodo. Allora, ragazzi, intanto bisogna distinguere l'idea del fatto che una persona non si accorga di questo dall'idea del fatto che non la prenda in considerazione. Sono due cose differenti. Intanto non accorgersene è impossibile, che è una formazione assolutamente scontata, insomma basta fare due conti, non è complesso, diciamo, da un punto di vista di analisi tecnico. Ma sì, è possibile questa cosa, assolutamente sì, ve lo dico già da subito. È una delle varie possibilità che si mettono in conto. Però, ragazzi, la problematica di fondo è questa. Facendo trading, ragionando per lunghissimo periodo, quindi ragionando per esempio con l'idea di attendere, diciamo, dei prezzi in un'area particolare, come ad esempio può essere quella del minimi di dicembre, o attendere l'eventuale quinta gamba, diciamo, quinta onda di Elliott per andare a metterci i nostri buy, non è utile per i trader. Questo è il problema. Allora, ho sviluppato tutti i miei corsi di formazione. Chi li ha seguiti ha lasciato le recensioni, ragazzi, li trovate sul sito tradingon.it. Le recensioni parlano chiaro. Tutto il corso che ho sviluppato, ragazzi, è stato fatto per essere semplificativo ed essere operativo. Questo significa
che molto spesso la più importante cosa che deve fare un trader è toglierle le informazioni, ragazzi, non metterle, non aggiungere carne al fuoco, ma togliere tutto ciò che è superfluo ed è irrilevante per la nostra operatività. Questa è la problematica, è un problema, chiamatelo se volete, di natura pedagogica. Allora, se noi ci mettiamo qui a ragionare su tutti gli indicatori, vi faccio vedere tutte le indicazioni che portano, qualcuno ci dice longo, altri ci dicono short, acquistare sui ribassi è sbagliato, però in alcuni mercati va bene, le trend line funzionano lì sì, lì no, lì sì, lì no, gli hold funzionano in un modo, la crypto funziona in un altro, alcuni salgono in un modo. Allora, avete capito che cosa significa ragionare così? I mercati sono così, ragazzi, i mercati sono molto variopinti, sembrano dei quadri coloratissimi, perciò se noi andiamo a ragionare inserendo tantissime informazioni e tantissime tipologie di analisi, quello che creiamo essenzialmente è confusione. Voi sapete bene che tutto il percorso di formazione Trading On, ma anche i miei video, quelli che ho fatto dall'inizio del canale, sono stati fatti per eliminare questo problema, quindi togliere la confusione dei mercati. È per questo che non aggiungo questa tipologia di analisi e non parlo della quinta onda di Elliott, l'eventuale verità che esista o meno, la possibilità di andare a ritestare i minimi su Bitcoin, non ne parlo nelle mie analisi perché sarebbe estremamente confusionario. E poi, ragazzi, a cosa serve? Perché poi la vera domanda è questa. Questo, il trader, anche chi fa holding, ragazzi, ho fatto il corso per tutti gli holders, è free su YouTube, tutti quelli che fanno investimenti, da chi fa holding a chi fa trading, devono seguire il trend. Trend is your friend, è il mio motto, ragazzi, devono seguire il trend. Perciò anche se io ho un'idea generale del fatto che ci possa essere una quinta onda di Elliott che vada a fare un minimo al di sotto anche dei minimi di dicembre, può essere una mia idea generale, ragazzi, e ci può anche stare, assolutamente è un'idea condivisibile da certi punti di vista, ci sono tante sfaccettature che potrebbero indicare questo tipo di movimento, ma nel momento in cui io sto facendo oggi questa analisi, comunque la mia attività da trader non cambia, cioè io devo stare long sui mercati in questo momento perché dobbiamo seguire il trend, ragazzi. Qual è il problema di fondo? È che i mercati spesso, ragazzi, non rispecchiano queste view, non li rispecchiano molto spesso, questo è il problema. Magari in alcuni tipologie di mercati possono avere un'affidabilità maggiore, questo è vero, ma i mercati cambiano, ragazzi. Quando voi andate a guardare i dati storici, ricordatevi sempre che sono passati e il passato non spiega il futuro, ok? Se non ci credete a questa informazione e volete avere le idee più chiare, guardatevi Avengers Endgame, ragazzi, che vi spiega come il passato non si può cambiare. Scherzi a parte, era un po' per alleggerire, ma c'è esattamente questo concetto anche lì. Il futuro, ragazzi, è da scrivere. Noi possiamo utilizzare il passato solo per farci un'idea. Ciò non significa che non dobbiamo guardare il presente, che è il vero momento in cui noi dobbiamo operare. E nel momento in cui io ho una gamba rialzista di Bitcoin, ragazzi, che comunque potrebbe riprendere il suo trend naturale di lunghissimo periodo, che è assolutamente rialzista, a quel punto cosa facciamo? Non entriamo sul mercato perché ci aspettiamo che ci sia questa fantomatica quinta onda, che potrebbe anche esserci, ma se poi non c'è? Ve lo siete chiesti questo problema? Ecco perché io non considero in questo caso questa tipologia di analisi, ragazzi. Spero di averlo chiarito una volta per tutte, perché me lo scrivete molto spesso nei commenti. È un'analisi assolutamente bellissima, è un'analisi molto valida nei mercati, soprattutto quelli più piccolini, quindi quelli non estremamente efficienti, ma è un'analisi, come tutte le analisi predittive, estremamente varia e che ha un indice di variabilità molto ampio, quindi i mercati
basta che cambino una cosa interna a loro stessi, per esempio il fattore mining, che è una struttura fondamentale dei mercati, la presenza per esempio di nuove macchine come Bitmain, eccetera, e tutto questo castello se ne va a farsi friggere, ragazzi. Perché? Perché stiamo analizzando periodi troppo lunghi. Ben diverso invece se voi utilizzate questo tipo di tecnica, così come le annesse Fibonacci, insomma, sono collegate, la utilizzate su time frame più brevi per fare magari un'analisi da qui a una settimana. Allora lì cambia completamente il concetto e potete anche utilizzare, sono analisi estremamente belle e anche molto affascinanti, un po' come la ciclica, ragazzi, la stessa cosa, e potete utilizzare queste analisi. Ma per chi fa trading, quello che è più importante focalizzare, in base a quello che è il mio principio, il minimalismo nel trading, è focalizzare il presente. E focalizzando il presente, facendovi un'analisi dove vi dico che se c'è la quinta onda si va a 1800 dollari, a quel punto è fuorviante, perché moltissimi di voi potrebbero sbagliare e aspettare i mercati, non entrare magari sul mercato nell'aspettativa dei prezzi migliori, perché parliamoci chiaro, sono tutti un po', siamo tutti un po' tentati di aspettare di acquistare a prezzi migliori, a tentare di prendere il minimo, a vendere sul massimo. È una tentazione umana, ragazzi, siamo tutti così. Ma se siamo bravi formatori e abbiamo una buona didattica, siccome questo è un canale pubblico e non tutti hanno magari la decennale esperienza di trading che serve, allora è mio compito e secondo me, ragazzi, anche è un mio obbligo dare a voi le informazioni che servono a voi, non quelle che sono, secondo me, belle da dire. Ecco qual è il problema. Allora io ho optato per questo tipo di atteggiamento e quindi vi dico solo ciò che può servirvi, facendo un po' da filtro, quindi tagliando via tantissime informazioni che spesso e volentieri l'unica cosa che causano è la confusione. Quindi ragionare a lungo periodo, abbiamo fatto anche le analisi, vi ho fatto vedere, ragazzi, per l'analisi parabolica e le previsioni al 2022 di Bitcoin, ma nel prossimo video, per par condicio nei confronti di chi ci dice facciamo la quinta onda di alto, andiamo giù a testare i minimi, a romperli, probabilmente andremo a fare l'analisi di un'eventuale inversione di trend di Bitcoin nel medio periodo e ripresa del bear market. Che cosa succederà? Quali saranno i campanelli di allarme che dobbiamo tenere sott'occhio per capire se si sta per verificare questo tipo di scenario? Se questo scenario si verifica, ragazzi, ricordatevi sempre che partirà comunque da un'inversione di trend nel breve e quindi noi saremo già via dal mercato, non c'è nessun rischio se siamo dei bravi trader. Ciao a tutti, ci rivediamo nel prossimo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, nei commenti, ragazzi, tutte le vostre idee, ma attenzione, non fate il tifo, ma scrivete cose che siano utili per tutti. Scherzo, ciao!